Ciao ragazzi, oggi vi voglio insegnare come fare l'effetto rotazione di una ruota quando la macchina è in movimento. Per intenderci, questo effetto qua. Logicamente, quando voi fate un'immagine, un vostro lavoro in XNLR o in qualsiasi altro programma, non avete la macchina quando si muove così, ma logicamente il cerchio è in movimento. Di conseguenza, oggi vi insegno appunto come ricreare questo effetto. Innanzitutto salvate l'immagine. File, Save Image, mettiamola sul desktop. Mettiamo pick up e salvate. Dopodiché potete aprire Photoshop, caricare la vostra immagine, desktop, pick up, aumentate. Ok, andate in filtro, prima sbloccate il livello. Okay. Filtro, galleria sfocatura, sfocatura rotazione. Vi verrà fuori questo cerchio qua. Prendetelo e dovete cercare il più possibile di far combaciare il cerchio. Quindi così, e ok, voi magari lavorateci un po' di più. Ok, con questo slider qua comandate la rotazione praticamente. Più la macchina va veloce e più il cerchio si uniforma. Più la macchina va lenta e più il cerchio sembra fermo, logicamente. Quindi con questo potete giocare. Vedete che se io faccio così sembra che la macchina vada veramente. Ok, una volta che siete soddisfatti potete fare ok. Qua vedete non sono stato perfetto, quindi voi mi raccomando siatelo di più. Con quella dietro lo stesso, fate filtro, sfocatura. Galleria sfocatura, scusate, controllo rotazione, prendete il cerchio, mettetelo qua, fatelo combaciare, modo qui. Ok, fatelo girare. Ok, non male, vero? Ok, dopodiché salvate la vostra immagine, salva con nome, formato, scegliete quello che volete, pick up,
in movimento. E salva. Dopodiché andate a vedere se vi piace, desktop, pick up in movimento e avete l'effetto della macchina in movimento. Questo è per quanto riguarda Photoshop CC. Se avete Photoshop normale, vi spiego come fare, ve lo faccio solo per una gomma. File, apri, pick up, file, scusate, apri. Up. Ok, andiamo sulla gomma qua davanti. In questo caso, se non avete Photoshop CS5 CC, che è quello che ho io, non avrete il filtro galleria sfocatura, sfocatura rotazione, ma avrete solamente sfocatura. Quindi, quello che dovete fare è selezionare il cerchio, o con lazzo magnetico o come vi trovate meglio voi. Quindi io lo farò un po' veloce. Io e la precisione non andiamo molto d'accordo. Per farvi vedere va bene. Dopodiché andate in filtro, sfocatura, sfocatura radiale, mettetelo a 22. Purtroppo non vi dà l'anteprima, quindi dovete andare a tentativi. Più o meno. Andiamo indietro. Facciamo di nuovo filtro, sfocatura, sfocatura radiale. Andiamo così. Ecco. Dopodiché andate qua, fate seleziona e avete il vostro pick up in movimento anche se avete il Photoshop normale. Spero che questo piccolo tutorial vi sia servito. Se vi piace mettetemi un like e se invece ho fatto qualche cosa che di sbagliato, i consigli sono ben accetti. Ciao a tutti!